no, non così. Devi salirci sopra. Ma è difficile. Avanti. Su. Batti i piedi. Avanti. Oh, così. Sì, quasi. I soldati però nuotano armati. Un giorno imparerai anche tu. Per oggi basta. Vieni ora. Semiramide. Semiramide. So nuotare, sai, so nuotare. Bravo, Adat. Un vero re deve saper far tutto. Tutto. Meglio di chiunque altro. Persino le cose buone, hai capito? Sì. Resta pure con gli altri schiavi, Kir. Io ora devo tornare alla reggia. Ci rivedremo domani. Va bene. E se non riuscirai ad attraversare il fiume da solo, ti lascerò affogare. Ma tu non ti inginocchi mai? Sì, davanti agli dèi. E io non sono ancora un dio. Non avere tanta fretta, Adad. Essere un dio qualche volta è un po' scomodo. Ma è bene che i sudditi non lo sappiano. A domani, Kir, e non affogherò. Bene. Sono resistenti queste barche. Altro che, tanto da superare le rapide. Allora con esse si può arrivare al mare. Certo, purché tu riesca a non farti vedere dalle guardie che sono appostate lungo il fiume. Se è questo ciò che ti interessa. Cosa succede? Giù! Non guardare, non odi il corno! Chi? Chi? Il segnale? Sì, l'ho udito. E ho visto che tutti si sono coperti il volto spaventati. Non capisco perché. Chiunque mi abbia contemplata nuda senza il mio consenso è stato accecato. Non lo sapevi? So che quelli che hanno avuto il consenso sono stati uccisi il mattino seguente. Donna più crudele che esista. Ma sei anche la più bella e la più desiderabile. Oh Assur, mio signore, che sarà della Siria?
alla mia morte. Adade è ancora un ragazzo. A chi posso affidarlo? Ascolta, Ninurte. Il grande dio Assur per bocca mia ti risponde. Una donna farà più grande e potente il paese, sul quale un giorno tuo figlio dovrà regnare. Semiramide. Ma è bugiarda, è infida. Soggetta, come tutte le donne, a passioni e debolezze. Essa è la sola che ami veramente Adad. La sola che possa proteggere il suo trono. Popolo Ninive, il grande Ninurte, re di Assiria.